Allora, che facciamo oggi in questo video? Non lo so. Mettiamo un po' di scatole qua, perché non so che altro fare. Ormai ho finito le idee. Ma se metto tutte queste scatole qui, molto belle, e poi le butto via, Cristo! Perché diavolo c'ho sotto il piede? Non lo so. Era un pezzo di carta, porca zozza, di plastica in realtà. Dove sono le mie bottiglie? Le mie bottiglie preferite. Una è qua, una è qua. Adesso farò qualcosa che non vi aspettate proprio. Attenzione all'acrobazia, eh! Oh, la telecamera, Cristo! Ciao! Direi che può bastare. Ciao mangiafringuelli, questo è Electric. Ma per carità divina, lanciamo la sigla. Cari strozzafringuelli, questo è One Punch Man, questo è Genos. Si danno i bacetti e poi si mettono qui e si fanno i cacchi loro mentre che io parlo, ok? Via. Affanculo. Come avete capito, questo è un altro video che illustra un gran bel disegno, in questo caso per The Mark, che ha da poco compiuto i 100.000 iscritti e proprio per questo ho voluto inaugurare, o più che altro festeggiare, questo avvenimento con un bel disegno per farci delle simpatiche magliette. E come al solito io devo fare un video a riguardo, perché ovviamente registro tutto quello che faccio, anche quando vado al bagno faccio la popò, ma non so mai cosa dire quando si tratta di parlarci sopra. Senz'altro possiamo iniziare a descrivere un pochino il disegno, tanto per buttarla lì, non senza troppi tecnicismi, diciamo semplicemente che abbiamo fatto un bel mappamondo bello bello grande e ci abbiamo messo sopra altri pupi che sono di Minecraft, relativamente The Mark, Eren Blaze, Tech for Play, Tearless Raptor, che noia, Marci e chi altro, mi sembra che siano tutti. C'è un porcello se non sbaglio, sì, ma comunque sia lo vedrete man mano che si fa. Come voi tutti sapete sicuramente, se non siete nuovi in questo canale, carissimi, voi tutti sapete che io e Minecraft non abbiamo un gran rapporto. Non è che siamo amici d'infanzia io e Minecraft, non siamo neanche conoscenti, si può dire, cioè sì, conoscenti sì, ci siamo conosciuti grazie a Nintendo Switch, perché fino a prima io l'ho evitato proprio come se fosse una pallottola che ti insegue, perché fondamentalmente se stai su YouTube Minecraft non è altro che una pallottola che ti insegue qui dietro la testa e vuole che tu la giochi, ed è composta da migliaia di commenti che dicono: Peo, gioca a Minecraft, ti prego, perché tu se giochi a Minecraft giuro che sei il migliore. Peo, per favore, gioca a Minecraft. Peo, gioca a Minecraft, ti prego. E sembra che YouTube non sia possibile senza giocare a Minecraft. Sembra che proprio sia una cosa inevitabile e che sia ampiamente difficile da fare. Io lo vedo anche con i miei amicicci, o degli amicicci, ok? Dei amicicci del tubo con cui parlo, chiacchiero, mi confronto. Ovviamente la maggior parte dei miei amici sono tutti giocatori di Minecraft, che sia Margi, che sia Eren Blaze, che sia Charlie Moon e tanti altri, che siano i mezzi stessi, tutti portano Minecraft. E non appena uno smette di portare Minecraft, beh, i gentili telespettatori che tanto sono affezionati a te, o almeno sembra che siano affezionati a te, te la ficcano dal culo, dal culo te la ficcano, e il mio telefono continua a suonare. Nel senso che non appena dici: wow, io sono un ragazzo creativo che vuole provare a fare queste cose magiche, e lo porti, e il tuo video di Minecraft fa ad esempio 60.000 views, e il tuo video invece iper creativo a cui ci hai messo cuore anche, ma ne fa 10.000 o 15.000, beh, ovvio che ci rimani male, perché dici: questa gente non sta qui per me, probabilmente sta qui soltanto per Minecraft. E questo è un ragionamento che faccio io, nessuno lo dice, nessuno me l'ha detto, non sto colpevolizzando assolutamente nessuno, però è una cosa che io vedo ed è triste, è amara. Per fortuna posso dire che io sono scappato da questa trappola, da questo proiettile vagante detto Minecraft, facendo sempre quel che cacchio mi pareva la prima cosa che mi passava per la testa e buttarla in questo tubo. Ma già che ci siamo, parliamone, no? Perché io ci ho provato a giocare a Minecraft, ok? E la vita dentro Minecraft, il protagonista, il pupo di Minecraft, Steve, come cacchio ti pare, come diavolo vuoi chiamarlo, chiunque tu sia, si sveglia ogni mattina, va a raccogliere un po' di materiali, non lo so, tipo la sabbia, raccogli la sabbia, e dai, su, non mi cagare del cazzo. Stavo dicendo, questo Steve si sveglia ogni mattina, va a raccogliere un po' di sabbia, prende la sabbia, la mette nella fornace, ci fa i blocchetti di vetro, perché sì, si parla
dai blocchetti di vetro, non un po' di vetro. Non è che lo soffia il vetro su Minecraft, no, vengono già fatti a cubetti. Prendi il cubetto di vetro, vai sul tavolino da crafting e ci fai, che cacchio ne so, le lastre di vetro. È finita la giornata, vai a dormire. Steve si sveglia il giorno dopo, va a prendere un altro po' di sabbia, la ficca dentro quella cacchio di fornace, ci fa un cubetto di vetro, va al banchetto del crafting e ci fa un altre po' non so quante lastre di vetro. Finisce la giornata, giorno dopo Steve si sveglia, mette un po' di lastre di vetro per chiudere le finestre e non lo so perché fino a prima dentro la sua casa continuava a piovere, perché non fai a tempo a costruirti una casa in un giorno, perché sì, e appena hai la tua prima bellissima casa costruita, non si sa per quale fottuto motivo, ti svegli il giorno dopo e c'è un cazzo di creeper dentro casa tua che esplode, tu muori e casa tua se ne va a puttane. Almeno questa è stata l'esperienza del mio Steve, della mia esperienza su Minecraft. E io posso dire, uno, è frustrante, due, minchia che noia, zi. Oh, davvero signori, io non cadrò mai in questa trappola. E assolutamente non voglio giudicare chi lo trova un'esperienza magica e divertente. Ognuno ha i suoi gusti, ok? Ognuno vede la magia dove vuole. E se voi vedete la magia in Minecraft, io non vi condanno. Ma non trascinate me dentro il buco con voi, Cristo! Detto questo, non posso, tra virgolette, lamentarmi che tutti questi videogiocatori di Minecraft mi chiedano delle maglie. Anzi, tra virgolette, un po' mi facilitano il lavoro perché sto disegnando dei cubetti, quindi alla fine è un po' più easy. Cerco sempre di non farlo troppo cubico, un pelino curvo, dare un pochino di espressività. Non so se state vedendo ancora il disegno, se già avete smesso di vedere il video o se state vedendo il telefono su Instagram per vedere le cagate di momenti le cagate di commenti memorabili o robe simili. Ma almeno per quanto riguarda questo disegno, a prescindere che sia di Minecraft o qualunque altra cosa poteva essere, sono sicuramente soddisfatto che a The Mark sia piaciuto molto. Non so voi che ne pensate, ma avete visto la scritta 100.000 che sta dietro al mondo, al mappamondo, che fa tipo la curva opposta, no? È concava. Cazzo di figata, vero? Beh, almeno io la trovo figa. Poi può darsi che voi la guardate e dite che schifo è questa roba. Che schifo è. Peo, ma lo sai che questo schifo sono peggio di quando non sai che i tentacoli di Tokyo Ghoul si chiamano Kagune? Peo, ma perché? Perché non giochi a Minecraft? Peo, porca zozza. Peo, ma perché non fai un altro tre anime, un disegno con i tre anime che ho scelto io? Accidenti. Peo, ma perché non porti più Splatoon 2? Peo, ma perché non porti più Zelda? Peo, perché non mi fai una intro animata a gratis? Perché non me la regali, Cristo? Questi sono i miei commenti preferiti in un minuto. Mio Dio, mi faccio un sacco di ombra con il cappello. È un problema. O anche no. Lo devo forse portare così? Se me lo metto così, mi allargo le orecchie e faccio un po'... Ciao, bambini! Questo è... Come state? Bene? Ciao, bambini! Mi sta piacendo questo disegno? Io non so che altro dire in questo video, pensa! Cristo, mi sto affondendo. Allora, devo dire che sto registrando questo video a notte tarda, perché per stare al passo con YouTube e con tutto il lavoro che ho ora tra le mani è un po' difficile, ok? Fuori è notte, cioè è notte proprio. Io ho cenato qui, ho cenato poco fa, sono venuto su, ho fatto questo video, pensate. E la cosa più bella è che lo edito anche subito, così domani è pronto. Lo carico? Non lo so. Quando lo carico? Che ne so io? Tanto chi se ne frega quando lo carico allora? Non lo so. Forse non è stata un'ottima idea registrare a quest'ora, perché si vede che sono un po' fuso. Detto questo, però, colgo l'occasione per augurare ancora congratulazioni a The Mark, non so se vedrà mai questo video, per il raggiungimento dei 100.000 iscritti. Presto ti raggiungerò. Ti tengo d'occhio! O almeno ci proviamo, dai. Già abbiamo superato l'Alabis Diary e già posso sfottere qualcuno, almeno. Per la prima volta. Se no erano gli altri a sfottere me. Quel poveraccio con 20.000 iscritti che ora non è più 20.000. Pensate, pensate. Guardate, qui c'è Eren che scrive. Sta scrivendo e quindi impicciando il mio schermo. Eren Blaze, maledizione. Eren, sto disegno adesso lo partoriamo, ok? È pronto. È che non vi decidete quei colori? Porca zozza. A Karen non gli sta bene niente, porca zozza. Adesso però mi ha impicciato. Siccome Eren mi ha impicciato lo schermo, mi devi una bevuta. So che non vedrai mai questo video, ma Karen sì. Quindi devi dire a Eren che mi deve una bevuta per avermi impicciato lo schermo, avermi rovinato il video. Perché questo video poteva essere molto più bello. Io direi di chiudere qua perché sto letteralmente perdendo troppo tempo. E spero che vi siate divertiti in questo mio momento di follia notturno. Se questo video vi è piaciuto, ricordatevi di mostrare un bel po' di amore, così, così grande. Proprio così? Così! Un bel po' di amore, il pulsante qui sotto a forma di pollice in su, sempre ricordando che questo era Electric.